Allora, la volta scorsa abbiamo, sia pure in maniera non proprio né rigorosa né sistematica, abbiamo cominciato a stabilire alcuni punti di riferimento, in particolare che la logica è necessaria per affrontare qualunque tipo di test, sia per quanto riguarda le domande di logica, ma anche per quanto riguarda le domande di matematica, piuttosto che di fisica, piuttosto che di chimica, piuttosto che di biologia. Per carità, molto spesso ci vogliono delle conoscenze specifiche, però la logica non deve essere mai assente come riferimento. Il problema però è che questa materia A non si insegna. Avete mai visto una materia logica? No. B, ci sono delle ambiguità fondamentali su, tutti quanti siamo abituati a ragionare, però non tutti quanti ci rendiamo conto che esistono diversi tipi di ragionamento, okay? E che hanno tutti questi tipi di ragionamento hanno ragion d'essere, però sono diversi nel come si svolgono e diversi nelle conclusioni a cui arriviamo, e ognuno ha un suo ambito di applicazione. Quando parliamo di logica in senso stretto, noi parliamo di logica deduttiva, cioè di un sistema formale, per esempio matematica avete delle regole scritte, le definizioni sono state date in maniera precisa. E quindi quando c'è un esercizio, un problema, in genere questo problema ha una soluzione ben precisa, e questa soluzione viene in maniera necessaria e inevitabile. Sarà sempre così, anche in matematica esistono problemi che hanno più soluzioni, problemi che non hanno soluzioni, l'esistenza e l'unicità del problema è importante da stabilire come prima cosa, però molto spesso, almeno sui libri di testo, dato un problema in genere c'è una e una sola soluzione. Questo è un dato di fatto che spesso capita, almeno sui libri di testo. Una cosa che fate spesso quando andate a risolvere un esercizio di matematica, spesso traete delle informazioni dal contesto. Se non lo fate non va bene, cioè nel senso, se la professoressa ha appena spiegato il teorema di Pitagora, ci sono degli esercizi, probabilmente nell'esercizio di geometria si dovrà sfruttare il teorema di Pitagora, altrimenti non ha senso dare quel tipo di esercizio subito dopo quel capitolo. È giusto o no? Quindi, in questo senso è legittimo dire: ma io ho fatto questo teorema, non ho applicato da nessuna parte il teorema di Pitagora, fammi un attimo controllare se lo ragionano bene. Altre volte l'esercizio di questo controllo tipologico è altrettanto corretto, nella sua, però non dovrebbe essere così. Cioè, cosa succede? Succede spesso che uno dica: no, l'esercizio sicuramente sto sbagliando perché mi sta venendo troppo lungo. Vi è mai successo in 5 anni di aver fatto questo tipo di ragionamento? Sì. Onestamente, è successo. Allora, è successo, uno dice: no, non può essere, è troppo lungo. Oppure, sicuramente non è così, oppure andate a vedere la soluzione e vedete subito che state, anche se non siete arrivati alla fine, state andando fuori strada. Questo tipo di controllo deriva dal fatto di conoscere o quantomeno poter intuire quello che dovrebbe essere il tipo di procedimento o il tipo di soluzione del problema. Questo tipo di cosa non è, secondo me, il massimo, perché la maggior
istruttività, diciamo, il fatto maggiormente istruttivo per un esercizio è esattamente stabilire se l'esercizio è facile o difficile. Quindi facciamo un esempio mutuato da un'altra situazione. È chiaro che se io prendo un libro, sto studiando il russo, tanto per dire, prendo un libro, mi faccio tutte le mie frasi del capitolo, queste sono tutte frasi su, diciamo, le parole che ho studiato in quel capitolo, i costrutti grammaticali che ho studiato in quel capitolo, e sono tutte esattamente dimensionate sulla difficoltà che io posso affrontare in quel capitolo. Tutto ciò però poi vado per strada, quello mi dice una frase e io non ci capisco niente, perché ovviamente non userà le parole che ho usato in quel capitolo. Uno dice, vabbè, però se ti studi tutti i 100 capitoli avrai, conoscerai bene il russo. No, non funziona così, c'è una difficoltà ulteriore, non è, diciamo, poter parlare, non è la somma di 100 capitoli, e c'è una difficoltà ulteriore. Quindi avere degli esercizi con una risposta prestabilita, oppure che mi danno soltanto, diciamo, un certo tipo di difficoltà ben precisa, serve, per carità, serve molto ad acquisire tecnica, ma non è istruttivo tantissimo, nel senso che la cosa principale è quando io ho gli esercizi, per esempio, di riepilogo. Allora sì, già è un po' più difficile, perché io ho un esercizio di riepilogo, la prima cosa che devo fare, devo collocarlo nel capitolo giusto e quindi fare riferimento all'applicazione di un teorema piuttosto che di un altro teorema e poi risolverlo. Quindi la difficoltà non sta più nel dire, ah sì, se devo applicare il teorema di A si fa così, ma devo capire cosa devo applicare e perché. Comunque stiamo parlando sempre di logica deduttiva, anche qui ci sono parecchie particolarità, le vedremo subito dopo, però spesso e volentieri una cosa che diciamo un aspetto sul quale si trovano delle difficoltà è che non sempre nel mondo reale, se noi vogliamo applicare quello che abbiamo studiato, allora noi diciamo studiamo la matematica, quindi siamo sicuramente molto in gamba anche in tutto il resto delle attività umane, non è proprio così, perché per esempio la matematica non mi dice come mi devo regolare, per esempio, se sono iscritto a Facebook e se devo gestire le amicizie con tizio piuttosto che con caro, questo non me lo dice, non è così facile. Ci sono per esempio delle regole nei rapporti interpersonali che ci sono, ma non sono scritte da nessuna parte. Io quando è che le scopro? E qua torniamo al discorso dell'errore. Quando sbaglio, in genere quando sbaglio e faccio un errore grave, qualcun altro me lo fa notare. Per esempio, potrei notarlo perché perdo soldi, potrei notarlo perché ho sbagliato con qualcuno e ho offeso qualcuno, allora questo qua si risentirà, oppure potrei notarlo per tanti altri motivi. Però in genere l'errore porta una penalità, porta una conseguenza, però porta anche un'informazione. Allora, qual è l'informazione? Io vado a rivedere dove ho sbagliato, se capisco perché ho sbagliato, allora ho fatto un progresso. Ok? Facciamo dei piccoli esempi. Prima di iniziare oggi c'era stata una battuta sul treppiede, siccome la videocamera si appoggia sul treppiede. Allora, la mia domanda è stata: perché il treppiede ha solo tre piedi e perché la sedia ce n'ha quattro? E poi l'altra, anzi la domanda collegata a questa: il treppiede può dondolare come fa la sedia? No, perché? La risposta è banale, questa è proprio pura geometria, perché il treppiede, appoggiando su tre punti, supponiamo che la superficie di appoggio sia piana, ma anche se non lo fosse sostanzialmente è così, comunque per tre punti passa uno e un solo piano, quindi il treppiede per definizione, per, diciamo, grazie al fatto, questa proprietà della geometria, e tre punti non allineati ovviamente, quindi infatti il treppiede apre in modo che i punti non siano allineati.
passa uno un solo piano e quindi il treppiede è un numero. Abbiamo capito perché il treppiede ha tre piedi, sono il numero minimo di piedi sufficienti allo scopo di appoggiare la videocamera. Il problema è perché la sede ce n'ha quattro. Non potrebbe a questo punto averne tre. Perché il peso del piede è congelato al centro. Però è distribuito sui tre piedi. Uno potrebbe sì, questa osservazione ha un senso, cioè comunque sarebbero, ci sarebbero delle proprietà meccaniche di tipo diverso e non del tutto soddisfacenti. È più facile che nel punto di giunzione qualcosa si rompa. Però anche ammesso che io potrei rimediare a questa cosa, potrei per esempio fare un cerchio di metallo con tre piedi che invece di partire da un unico punto partano da posizioni diverse, e questo non avrebbe questa debolezza meccanica e risparmierei un piede. Su tante sedie sarebbe un risparmio non indifferente, metto i due piedi davanti e un piede dietro. Qualche volta questo è stato fatto, con le auto questo è stato fatto, ci sono l'ape, no? Oppure il sidecar, oppure dalle moto da due ruote si è passati a tre, mettendo le due ruote davanti. Perché la sedia a quattro piedi? Perché nessuno ha trovato mai conveniente cercare di risparmiare un piede sulle sedie? Qual è il momento? È un controllo di planarità primariamente, poi ci sono anche altri motivi. Cioè nel senso, il quarto piede effettivamente la sedia spesso dondola. Ma perché dondola? Perché i quattro piedi non sono lunghi uguali e quindi che cosa succede? Che il piano che passa per tre di questi, diciamo delle estremità di questi quattro piedi, non è il piano che passa per altri tre. Due rimangono fissi, uno cambia e il piano cambia leggermente. Invece di essere due, diciamo, lo stesso piano, sono due piani fatti leggermente così. E quindi che succede? Succede che io me ne accorgo perché la sedia dondola, e succede che metto una zeppa oppure pongo rimedio in qualche modo. Perché? Perché in quel caso uno dei due piani sicuramente non è orizzontale ed è scomodo sedersi su una sedia che non è il cui piano di seduta non sia, la cui seduta non sia un piano orizzontale, giusto? Quindi quello è un controllo di planarità. Quindi non sempre, anche con i GPS, si ha uno stesso fenomeno. Diciamo, per poter quanti telefonini aggancia il vostro, quanti GPS aggancia, quanti satelliti aggancia il vostro telefonino per stabilire la vostra posizione? Di più, ne aggancia 5. E quindi diciamo almeno uno è dovuto a un controllo di planarità. In realtà, vabbè, qua l'argomento sarebbe più complicato. Comunque nello spazio, se io voglio determinare un punto in una zona dello spazio, ce ne vogliono 4 di punti attorno, no? Immaginateli come i vertici di una piramide. Io sto in mezzo e diciamo tramite delle corde, uno fa diciamo da origine del sistema e gli altri tre mi servono per darmi gli assi del sistema di riferimento. Il quinto invece mi serve per un controllo, nel senso che i dati sono affetti da errore e quindi mi serve per stabilire che quello che sto contando, diciamo che sto misurando, sia effettivamente corretto. Quali sono le nazioni che posseggono il GPS? Un sistema largo. Stati Uniti? Cina, Russia. Russia? La Cina credo che lo completerà. Germania? Allora, Stati Uniti e Russia ce l'hanno, effettivamente. Poi ci sta il sistema dell'Unione Europea e poi la Cina verrà un po' più.
che io sappia, qua posso, potrei non essere accurato, però sono solo tre attualmente, due efficaci al 100% e sono gli Stati Uniti e la Russia, e uno che ha ancora delle cose da migliorare, che è il Galileo, che non è ancora, che io sappia, operativo al 100%. Quindi, e quello della Russia come si chiama? Ce l'avete sul telefonino, lo usate. GPS, Stati Uniti, GLONASS, Russia, Galileo, Unione Europea, quello della Cina non mi ricordo. Ah, detto questo, torniamo un po' alla logica. Se la logica non è di tipo deduttivo, quindi io dico A, quindi B, quindi C, e faccio una catena di ragionamenti. Innanzitutto, qual è la catena, diciamo, qual è il ragionamento essenziale, diciamo, l'equivalente del transistor? No, voi sapete che nei circuiti, diciamo, l'elemento fondamentale è il transistor, nel senso che una volta fatto quello, poi si possono tramite quello costruire circuiti di qualunque tipo di complicazione. Il transistor è l'equivalente di una porta logica. Comunque, qual è nella logica l'equivalente del transistor? Almeno storicamente. Avete mai sentito parlare di sillogismo? Sillogismo è l'equivalente per la logica di quello che è il transistor principale. Sillogismo, l'esempio tipico di sillogismo che si fa storicamente è quello: Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali, quindi Socrate è mortale. Questo l'avete sentito? Più. Ora, la correttezza di un sillogismo, stiamo sempre parlando di logica deduttiva, sta nel fatto che sia corretto il ragionamento. Cioè, ovviamente le due frasi iniziali sono la premessa, una si chiama premessa minore, una premessa maggiore, e poi abbiamo una conseguenza. Ovviamente non è detto che le premesse siano, diciamo, soddisfatte. In tal caso la conseguenza non è detto che sia soddisfatta, però il ragionamento rimane valido nella sua, diciamo, nel suo contenuto. Facciamo un esempio: se io chiamo Socrate la mia gatta, è vero che Socrate è un uomo? No. È vero che tutti gli uomini sono mortali? Sì. È vero che Socrate, la mia gatta, è mortale? Sì. Quindi, come vedete, le premesse non sono soddisfatte, però la conseguenza è vera lo stesso. Se invece chiamo Socrate, che ne so, il mio computer, in questo caso le premesse non sono soddisfatte e neanche la conseguenza. Computer si può rompere, però certamente non è mortale nel senso di, della proprietà che attribuiamo a un essere vivo. Poi si può complicare la situazione, si parte da là, così come esistono circuiti di miliardi di transistor, così anche nella logica le cose si complicano facilmente. Però non voglio fare riferimento a questo, voglio prima andare su un'altra questione. Spesso e volentieri, nelle situazioni diciamo di tutti i giorni, noi dobbiamo decidere sulla base di incertezze. Quindi io devo decidere se fare o non fare una certa azione, e nel fare questa azione, per esempio, ci vado, esco stasera oppure no, valutare le conseguenze di questa azione non lo posso fare in maniera perfetta, non lo posso fare certamente in maniera deduttiva. Per quale motivo? Perché diciamo, ci sono delle informazioni che non conosco. Oppure devo capire perché è successo un certo fatto. Noi tutti tendiamo a ragionare in termini di causa ed effetto, anche se questo non è puramente corretto. Ci sono a volte, diciamo, se uno per esempio sta attraversando la strada e finisce sotto una macchina, qual è la causa? Il fatto che abbia attraversato in maniera incauta, il fatto che il diciamo, guidatore guidava in maniera troppo veloce, il fatto che
diciamo, l'amico l'ha chiamato, l'ha fatto di strada, lui si è girato alla macchina del mestiere. Come potete ben capire, ci sono a volte tante concause. Ognuno è abilitato a dire che una cosa mi ha causato un'altra. Spesso si intende dire: se rimuovo questa cosa, il fatto non succede. Allora, in questo senso io dico A ha causato B, però non è corretto, perché potrei rimuovere un'altra cosa preliminarmente e B non si verifica lo stesso. Potrei rimuovere C e magari B non si verifica lo stesso. Allora posso dire che C ha causato B. Allora qual è? Perché il problema non sta nel dire causa, sta nel dire la causa. Se io dico la, attribuisco al fatto che quello che A sia causa di B un'esclusività. Chiaro? Allora, andiamo a parlare di una cosa che questa sicuramente non la conoscete. Avete mai sentito parlare del rasoio di Occam? Il rasoio di Occam è, adesso vi dico il rasoio di, in cosa consiste questo rasoio di Occam, e vi dico anche in cosa consiste una eccezione al rasoio di Occam. Il rasoio di Occam è una, diciamo, un principio secondo il quale dice che a parità di condizioni, se io per un certo fatto più spiegazioni, tendenzialmente è vera la spiegazione più semplice. Allora facciamo un esempio, perché questo pure questo esempio è nato da un'esperienza, cioè è capitato, okay? Non stiamo parlando niente di scommesse, anche se l'esempio vi farà probabilmente sorridere. Allora, che supponiamo che io sto all'università, a un certo punto ho necessità, vado al bagno e scopro che, diciamo, qualcuno prima non ha tirato la catena. Qual è la causa? Non è detto, non è quella più semplice. Qualcuno non l'ha tirato, si è scordato, non l'ha voluto fare, eccetera eccetera. Quella che dici tu però è, in questo senso è accelerato le cose, interviene nel secondo momento una situazione, diciamo, per cui non c'è la parità di condizioni. Cioè, se stiamo parlando dei bagni frequentati da tutti, su tante persone io penso la cosa più semplice è che uno per volontà, per distrazione o per altro motivo non l'abbia tirato. Facciamo adesso, modifichiamo lo stesso esempio. Se capita che io vado al bagno dei professori con la chiave, vado, entro nel bagno e vedo che non è stata tirata la chiave, immediatamente penso due cose. La prima penso, qualcuno si è dimenticato, però al tempo stesso penso, però è strano. È vero o no? Perché so di meno le persone che... Non solo so di meno, e quindi, ma che un collega vada a bagno e si dimentichi di tirare la catena ed esca fuori, a parte il fatto che stiamo parlando di una, diciamo, insieme di persone un po' più selezionato, ma in qualche modo rischia anche una sanzione sociale, cioè nel senso esce, si incrocia con me che sto andando a bagno, dopodiché io, insomma, tendenzialmente ci sta un po' più attento, no? Perché se capita che quell'altro si incrocia con lui e quindi vado a bagno subito dopo di lui, se ne accorge che è stato lui, e quindi se pure una cosa c'è un minimo di probabilità che ciò accada, dopodiché ci fa una brutta figura, no? Già non era scaricato. Allora, in realtà, in questo caso è successo esattamente quello che diceva il vostro collega. Cioè, vado, vedo questa cosa e dico, però è strano, poi vado a premere il pulsante, effettivamente mancava là.
Quindi c'era un'altra possibile causa. Allora, che cosa succede? Che il rasoio di Occam è vero, diciamo, è un principio che è importante applicare, però qui ci sono tre osservazioni fondamentali. La prima è che non stiamo parlando di una logica deduttiva, cioè noi stiamo deducendo lo stesso, però non possiamo affermare con sicurezza che ci sia una causa piuttosto che un'altra. In questo caso ci potrebbero essere più motivi alternativi. Secondo, possiamo, diciamo, in genere c'è, tra i vari casi ce n'è una che è più semplice delle altre e quella tende a essere vera, però, come dice la solita di Occam, a parità di condizioni, in una situazione vincolata come questa qui, una situazione particolare in cui non c'è la stessa probabilità che, diciamo, che su una platea più ampia che uno si dimentichi innanzitutto la platea più ristretta, poi c'è la probabilità che un professore magari ci sta un po' più attento, quindi che si dimentichi di tirare la catena un po' più bassa, e a questo punto invece c'è un'altra possibile causa: se quel giorno manca l'acqua, quello lì come faceva prima. Chiaro? Guardate che non è questo tipo di situazione qua è di una certa importanza, perché nella pratica è veramente di una certa importanza, magari non si applicherà ai test, perché nei test la risposta esatta deve essere una e basta, però nella realtà serve. E come si serve? Prego. Ma se la platea è più bassa, sì, la probabilità che si dimentichi di tirare la catena, sì, non è più alta. In che senso? Cioè, se io se i professori sono 10 magari, gli alunni sono 100, sì, che probabilità ho che magari il professore si dimentica la catena invece che io un alunno? Cioè, è più probabile che un professore si dimentica la catena? No. Allora, se vuoi impostare la questione probabilisticamente, io osservo che la catena non è stata tirata se l'ultima persona che ha usato il bagno prima di me non l'ha tirata. Perché anche se 99 persone non avessero tirato la catena, poi arriva la centesima persona, la tira, poi arrivo io vedo che la catena è stata tirata. Quindi il problema va impostato così. A questo punto l'unica differenza, se io vado al bagno fuori oppure vado al bagno dei professori, è: nel primo caso è molto probabile che l'ultimo che abbia usato il bagno sia stato uno studente, e nel secondo caso sono sicuro che sia stato un professore. Questo è, ma io non farei la differenza studente-professore, farei la differenza: nel primo caso è stato, perché se no facciamo false inferenze, nel primo caso è stato una persona che ha usato un bagno pubblico, tra virgolette. Nel secondo caso è stata una persona che usava un bagno con la chiave. Allora, il fatto della persona che usava un bagno con la chiave, che la persona usasse il bagno con la chiave, significava che lui era uno degli utenti di quel bagno al quale era stata data una responsabilità. Con questo intendo che la probabilità che ci fosse dentro era più alta, e quindi che la probabilità che non tirasse la catena era più bassa. È esattamente questo il senso. Primo, lui come utente con la chiave aveva una certa responsabilità, e già questo fa scendere le probabilità. Il secondo motivo, ripeto, è che siccome quel bagno interessava solo un certo numero di persone e, diciamo, incrociandosi nel corridoio, poteva capitare che si potesse identificare chi avesse usato il bagno prima. Diciamo, un utente che arrivava dopo poteva identificare chi l'aveva usato subito prima. È chiaro questo fatto? E quindi questo è un ulteriore motivo per cui uno probabilmente stava più attento. Comunque ve ne accorgete subito nella realtà. Per esempio, se voi vedete, state girando presso la stazione di Cassino e vedete Tizio che conoscete, lo vedete da lontano, quindi non lo potete salutare, eccetera. Ciao, c'è Tizio.
Però se al tempo stesso vi scatta in mente la osservazione, però è strano, perché in genere tizio non ci capita mai la stazione di casino. Allora, state, cosa significa quell'osservazione che vi scatta mentalmente strano? Significa o che non sapete perché è successo, o perché la causa a cui, cioè in genere dice tizio, oh, sarà venuto a Cassino a fare un, che ne so, sarà venuto a Cassino all'università, però è strano, un tizio non ci vuole andare all'università, sappiamo che, capito? Allora, quando vi scatta questo tipo di osservazione, in particolare quando c'è una causa di facile attribuzione, quando insomma vi viene da pensare che la causa sia una certa causa, allora state attenti, perché può darsi che in quel caso la causa che state pensando sia sbagliata. È chiaro? Quindi, se vi capita di attribuire il fatto a una certa causa, ma di contemporaneamente che vi scatti l'impressione che di una certa stranezza, state attenti, perché a volte capite di fare questo ragionamento: ah, è successo questo fatto, ma la causa sarà questa, però è strano, sì, però è così, perché la causa deve essere per forza questa. State attenti, perché in questo caso si rischia di sbagliare. È un fatto che ho misurato, verificato personalmente più di una volta, e può anche succedere di fare gravi errori in base a questa cosa. Quindi intanto oggi abbiamo parlato del rasoio di Occam e di questa specie di eccezione, chiamiamola così, che non è un'eccezione vera e propria, perché il rasoio di Occam prevede che il tutto sia valido a parità di condizioni. Ok, detto questo, se abbiamo ancora, penso, una decina di minuti, ce l'abbiamo. Almeno 10. Vabbè, allora ci abbiamo ancora almeno 4. Perché ho sentito suonare la campanella. No, mezz'ora. Allora, volevo fare invece un po' di esempi di sillogismi che non funzionano, cioè di chiamiamoli paradossi di tipo logico. Questi in genere sono molto, incontrano abbastanza successo. Cominciamo con un esempio molto semplice, questo lo faccio alla lavagna. Allora, questa è esattamente la struttura di un sillogismo. Nessun gatto ha 9 code. Un gatto ha una coda in più a 10 coda. Allora, ti sembra corretta la conclusione? A livello di sintassi sembra quasi giusto, poi logicamente. Allora, vediamo un po'. Se, perché se la sintassi del sillogismo fosse corretta, uno dovrebbe dire che le premesse, per poter affermare che la conclusione sia sbagliata, dovrebbe affermare che necessariamente una delle premesse non è soddisfatta. Però che nessun gatto ha 9 code è vero, che un gatto abbia una coda in più di nessun gatto è altrettanto vero. Allora, a quel punto non è sbagliata diciamo la premessa o una delle due premesse, è sbagliata proprio la struttura sintattica del sillogismo. Perché? Perché doveva dire quindi un gatto non ha 9 code, certo. Perché non ha senso fare una somma tra le due premesse. Pochino. Cioè, io dico che nessun gatto ha 9 code, e poi vado a dire che un gatto ha una coda in più di nessun gatto. Nessun gatto ha 9 code. Un gatto ha una coda in più di nessun gatto. No, più lo fa 10. Però non ha senso la somma delle due premesse. Perché non ha senso? Perché nessun gatto non è un, cioè. Allora, ci siete andati vicini, è inutile che vi faccia avvicinare ulteriormente, perché
magari non lo sapete esprimere in maniera perfetta, però più o meno avete capito. Allora, il discorso è questo. L'espressione nessun gatto nelle due frasi indica due cose diverse. Nel primo caso indica la negazione, non è vero che esiste un gatto con nove code. Nel secondo caso è come se nessun gatto fosse tra virgolette, cioè un gatto ha una coda in più di nessun gatto. Noi automaticamente lo interpretiamo da un punto di quando andiamo a parlare, lo interpretiamo in maniera logica. Cioè, un gatto ha una coda in più di zero gatto, cioè del gatto che non c'è. Però se voglio interpretare la stessa espressione, formalmente la stessa, con lo stesso significato, ma invece in questi due contesti ha due significati diversi, allora uno dice là c'è una nove, là c'è una in più, ce n'è una in più e quindi no, più uno fa 10, allora traggo la conclusione che esiste un gatto con 10 coppie. Cioè che un gatto abbia 10 coppie, che è chiaramente una conclusione sbagliata. Chiaro? Quindi questo, per esempio, questa cosa ci fa capire? Ci fa capire che tante volte i problemi non stanno nella logica, nella diciamo applicazione di regole di logica, ma stanno nel